Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessuna gente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu... al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui, altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo tassista negli anni 30. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Pauli e Sam. Dove andiamo? Lontano! Veloci! Ti tengo sotto tiro. Se ci prendono siamo morti, ma tu ti becchi un buco in testa. Non voglio problemi. E invece ne hai, guida! Come cazzo sapevano dove eravamo? Non importa, dobbiamo seminarli. Ah, quante macchine abbiamo dietro? Per ora una, ma ne arriveranno altre. Tenetevi forte, mi è venuta un'idea.
chi erano quei tizi? Non azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Ok. Come va la gamba? Mi fa male, carne! Quando arriviamo chiamo il dottore. Magari non ha niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Ehi, che fai, origli? Fatti i cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Ecco, bravo. Ok, siamo al fiume. Dove vado dopo aver attraversato il ponte? Inizio a stancarmi delle tue domande. Più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Territorio, dobbiamo rientrare in fretta! Italy. Subito. Non abbiamo finito. Per caso vuoi morire? Non me l'aspettavo. Chiudi il becco.
Parleremo di tutto una volta al bar. Ok, ci siamo quasi. Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino dal don oppure no? Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazza. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni e per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora? Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Cosa sta aspettando? Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. E stia attento. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Your
You're listening to WBDS, Behringer's Radio. Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare! A destra, per l'amor di Dio! Guidi a destra! Premium cigarette. I sure know who I trust. Molto meglio. Vai in chiesa, eh? È già domenica? Guardi la strada, lei. Sta guidando contromano! Si fermi lì, vicino al parco. Siamo arrivati, St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Certo, come vuole. Gli italiani sono tutti uguali. Senza la radio non mi concentro. Proviamo un'altra corsa. Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Va a rilassarsi. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Guardali là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. Accosti davanti alla galleria. Grazie mille. Ecco i suoi 50 centesimi. Li spenda bene.
Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica. Dove la porto? Little Italy. Sulla 21esima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supera il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno. Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Ehi, amico, ti ricordi di me? Oh! Ah, sì? Oh! Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Come va, ragazzo? Dino, Lu! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene.
Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene. Vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Il capo è pronto? No, dovrai aspettare ancora un po'. Trovato nulla di valore? No, io... Ci stiamo dando una mano. Chiaro, accompagna il capo. Capito. No, tranquillo, non ti sostituisci. Detesto aspettare, mi annoio a morte. Se il capo dice che non sei ancora pronto per chiedere il pezzo, che ci puoi fare? Non capisco che problema ha con me, Poli. Che dovrei fare per... È meglio se non me lo chiedi, Carlo. La risposta potrebbe non piacerti. Lui. Chi è? Il tassista, ti ricordi? Ah, sì, sì. Torna più tardi, con Poli o Sam. Per te il bar è chiuso, temo. A Poli stai simpatico, ma non vuol dire che lo stesso valga per me o per gli altri. Comunque, me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ci porto da Vinny. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci di lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Noi siamo lieti di incassare. Ora dobbiamo andare. Un bel viaggio fino a notte.
Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non mi basta, mi sono permesso di preparare delle Molotov. Ehi, ehi, ehi. State attenti, però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Piacere di conoscerti, Tom. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Lo raggizzo io. Dopo torna qui se i ragazzi non ti hanno terrorizzato. Ti procuro un pezzo. Dai pure un'occhiata se vuoi. Basta che non prendi nulla. Agli sbirri piacerebbe mettere le mani su questi giocattoli. Tu non sei uno sbirro, vero Tom? Ralph in garage. Ci manca qualche venerdì. Ma con l'auto è un vero potente. Lo scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccio. Per me è magia nera. Ehi, cervello! È tutta una svegliata, imbecille! Che cazzo, Papoli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. E tu, vedete, non fate beccare a Porcera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa carriola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei ferito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Raff, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già. Ho un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno? Di solito no, ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del caneggio che è arrivato, se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di Ginardi. Ehi! Dobbiamo distruggere le loro auto, mica il nostro catorcio! Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. Le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita.
Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio de Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi ci stiamo lì. E i suoi lavorano a North Park. E dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere donacciapatti. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Ok, ci manca poco. Le scagnazze di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul retro. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccole sono. Forza, di qua. Tocca a te distruggergli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Attento, stronzo! Non ti spara! Va bene, ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Arriverà il tuo turno. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Scavalca il cancello e sali sopra il tetto. Io ti strago quel babbeo. Tu avvicinati di soppiatto e prendilo alle spalle. Me la cavo a distrarre le persone. Sono migliore. No, ma il capo fa incazzare un sacco di gente in città. Con noi è più tranquillo. Niente. Basta che poi si ricordi che la gara. Ah, è un uomo di parola. Ehi tu, ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire scusa? Sarebbe a dire quello che ho detto. Che cazzo ci fai lì? Ma chi sei? Sono le guardie qui! Dino! È stato Dino! È stato Dino? Fammi capire! Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello! E Dino ti ha messo a guardare! Sono bravo! Così si fa! Beh, vediamo un poco questa macchina! Ora prendi la mazza e datti una mossa! Ammazza, Tom! Minchia, te ci sei proprio accanito, eh! Credo che non la guideranno più! Oh, merda! Ehi, lascia stare la macchina! Finirà presto! Prendilo, Tom! Hai deciso di morire, eh? Dai, Tom, svetto!
Ne arriveranno altri. Molotov, scaldiamo la situazione. Che cazzo, Tommy? Non ne abbiamo molte di Molotov. Rischi di dare di darci fuoco da solo. Usa la mazza per finirli. Che schiena di volevo l'avranno sentita. Avrà sentita l'intero quartiere. Facciate quel cazzo, sarà impagabile. Ce ne dobbiamo andare, prendiamo l'auto di te. Come sai che questa è la sua? Se mi stai sulla minchia ti prende il macchinone. È pur certo che scoprirò dove lo die. Mi segnalano veicoli in fiamme e stadio North Park. È vicino alla zona di Morello. E chi metodo, attenzione a chi portate migliore dentro. Sfonda il cancello! Dobbiamo squagliarcela prima che arrivino gli sbirri! Devo ricaricare! Forza! Non sfonda il cancello! Ci sparano! Qui, bastardi! Vai! Oh, becca! Oh, merda! I piedi verdi! Allora, beh, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra! Ok, ci sto. Sono incazzati! Ma non facciamole diventare incazzate neri! Ok, esaminate! Ora restiamo nascoste finché non si stancano. Ci stanno ancora cercando. Marito, tornate ai vostri compiti. Lo prenderemo un'altra volta. Tutto a posto. Ora rientriamo e parliamo col capo. Ma Salieri non aveva gli sbirri sul libro paga? Qualche agente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le palle. Allora, com'è stata? Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo. Rubare l'auto a Teno. Ti è piaciuto? Sì, credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? E ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno baccato, non l'ho mai cantata. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio passato. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. Ah, a volte è così. Tipo se sei un cugino, oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col Don. Che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti, prima passiamo dal capo. E poi ci facciamo un bicchierino. Beh, non ho impegni, quindi... E certo che non ho impegni. L'idea è di far bere Vinny così tanto che Luigi dovrà stenderlo di nuovo fuori dalla porta. Per me va bene. Certo che va bene. È successo alla macchina che vi avevo dato? Abbandonata. Perché? Era un rottame. Questa è me. Un'auto migliore col finestrino rotto. Un patania non ha mai ucciso nessuno.
ancora con te. Così sembra, sì. Ehi, hey, capo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? Nah, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli roderà senz'altro per intere settimane. Vedi, è questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman, è con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Ah, sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te, ma deve capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole e chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte. Non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Paulie e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. I primi giorni al bar di Salieri furono lenti. Spostavo casse e recapitavo messaggi. I ragazzi si annoiavano e raccontavano vecchie storie. Per lo più, restavamo in attesa. Avevo quasi iniziato a pensare che la vita con Salieri non fosse così rischiosa. Povero sciocco. Finiscilo! Ehi, Tommy. Avanti, puoi ancora farcela. Il capo ti aspetta. Grazie. Non dargli retta! Arrenditi!